piccola osservazione conclusiva, se il secondario, cioè questa bobina, si muovesse all'interno di un campo B esterno uniforme, anziché nel campo B disomogeneo del primario, allora non ci sarebbe variazione del flusso del campo B attraverso di lei e quindi non ci sarebbe neanche corrente indotta. Questo perché, come si vede dal disegno, sempre lo stesso numero di linee del campo magnetico attraversano la bobina, anche mentre questa si sposta. Infatti, per una linea che esce fuori dal circuito, un'altra entra. Quindi il flusso magnetico attraverso il circuito, la bobina, non cambia.